Eh sì, ragazzi. Manor Lords. City builder di un villaggio medievale. E ragazzi, sì. È proprio un villaggio medievale quello che state vedendo. Guardate, case. Costruite da poco, è una serie di case. Lì si può vedere una chiesa. Qua c'è la piazzetta del mercato. Ma come siamo arrivati a tutto questo? Andiamo a vedere. Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi proviamo insieme Manor Lords e per me è un grande onore provare questo gioco in anteprima, in anticipo. Quindi, ovviamente, ancora c'è qualcosina da sistemare, potrebbe esserci qualcosina da sistemare. Noi oggi andremo a vedere questo gioco che è davvero fantastico. Perché dico che è fantastico? Perché ha una qualità e qualcosa di davvero splendido anche a livello visivo, a livello delle cose che succedono all'interno del gioco, perché tante volte abbiamo visto altri, ok, city builder medievali, ma io sinceramente questa qualità l'apprezzo tantissimo. Ora vedrete di cosa sto parlando. Prima di iniziare volevo anche dirvi, ragazzi, che lo sviluppatore è uno solo. Sì, ragazzi, questo gioco è stato creato da una sola persona. E voglio farvi vedere questa perla, ok, che è Manor Lords. Andiamo a vederlo. Una volta che si clicca nuova partita, possiamo vedere comunque la creazione del volto. Credo che poi potranno essere importati o comunque potranno essere prese delle vostre foto, credo, perché vedete qua ci sono delle cartelle. Penso che poi una volta che il gioco partirà e sarà completo, ci sarà la possibilità magari di mettere la vostra foto, non lo so. Però il nome, per esempio, è modificabile, ok? Quindi si può modificare il nome. Guardate, questo qua è il simbolo della casata. E quindi voi potrete costruire il vostro villaggio medievale. Beh, qua vi potete davvero sbizzarrire, ragazzi. Cioè, c'è veramente un casino da fare. Io voglio andare sul semplicissimo e fare una cosa del genere. Vediamo un po' se si può fare. E la scala? Peccato per il cavallino che si vede poco, però è molto bello. Se io questo qua lo faccio... Dai, che bello è! Anche il quantitativo, guardate. Però questa è solo una cavolata, comunque, cioè, parliamoci chiaro. Questa è una cavolata. Noi iniziamo, adesso vi faccio vedere il gioco, però. Inizialmente, almeno nella prova che ho io, perché appunto sto provando in anteprima, ragazzi, prima dell'uscita, quindi non ho la versione completa, possiamo fare uno scenario di sola costruzione, uno scenario dove c'è la conquista, quindi ristabilire la pace, e una situazione veramente al limite, quindi espandi la tua città, raduna le tue forze il più rapidamente possibile, le terre sono tormentate dalle incursioni, gli insediamenti indifesi soccomberanno in fretta. Io direi di partire da questo, giusto per farvi vedere la qualità, il gameplay e la bellezza di questo gioco. Eccoci qui al caricamento e si va direttamente nella mappa. Wow, ragazzi, wow. Allora, vediamo un po', mettiamo in pausa. Ah no, prima c'è un messaggio. Condizione di vittoria, crescita. Dove gli altri vedono problemi, tu vedi un potenziale. Queste terre diverranno ricche e prospere sotto la tua abile gestione. Raggiungi il livello di insediamento città grande per ottenere la vittoria. E non è per niente facile, per uno che inizia, diciamo. In Manor Lords le famiglie hanno bisogno di cibo e combustibile e di un tetto sopra la testa per sopravvivere. Le scorte nel pannello della regione in alto mostrano le quantità di queste risorse ancora a disposizione. Ora vi farò vedere tutto. Con calma mettiamo pausa perché bisogna parlare un attimo. Ok, ragazzi, ho abbassato un po' la musica perché sennò voglio anche che si sentano un po' il mondo medievale, no? Quindi la musica la metto abbastanza bassa. Allora, si inizia così, con questo che sono tende dei senza tetto, cioè ci sono delle persone che hanno iniziato a costruire in questa zona, che è vuota, avete la vostra regione, poi ovviamente nelle partite, nelle campagne dove ci saranno altri feudi, diciamo, chiamiamoli così, o comunque
altri paesi che saranno in costruzione anche loro, in crescita anche loro, che probabilmente vi attaccheranno se vorranno conquistare il vostro territorio. Quando le risorse scarseggeranno, vorranno ampliare i propri territori e quindi vi attaccheranno con le loro truppe, ci sono anche i banditi, eccetera, eccetera. Però oggi partiamo da questo, anche per mettervi un po' di curiosità, non voglio farvi vedere proprio tutto, no? Voglio farvi vedere la qualità e quello che si può fare all'interno di questo gioco, per farvi capire perché dico che è un gioco fantastico e che forse in tanti aspettavano una tipologia di city builder medievale del genere. Come potete vedere nella parte destra abbiamo acqua sotterranea per vedere dove poter mettere il pozzo in modo da poter attingere all'acqua dei sotterranei. Come potete vedere da sottoterra infatti possiamo attingere a queste linee che ci fanno capire che il pozzo può essere messo proprio in queste zone. Poi le varie fertilità. Il farro in queste zone non è per niente male. Il lino direi proprio di no. Orzo direi proprio scarsissimo nella nostra regione. Segale non male. Non male, ma poi ne parleremo magari. Adesso iniziamo a costruire, a farvi vedere un po' il gameplay. Si parte quindi qui con queste persone che hanno deciso di costruire in questa zona. Si sono portate dietro un po' di scorte, quindi cibo, legname, legna da ardere, che è troppo importante in questo gioco perché ci si scalda con quella, se no in inverno si muore, ok? E poi abbiamo un po' di scorta anche di legno. Quindi, qual è la cosa più importante per costruire a questi livelli? Ragazzi, molto semplice, intanto qua ci fa vedere come costruire le varie strade. Molto, molto, molto semplice. Il legno, ok? Intanto qui facciamo passare una stradina in mezzo a tutto, giusto per avere anche una strada che taglia dentro e che magari poi si collega in qualche zona interessante. Certo, avere tutti questi alberi intorno non è fantastico, vi dico la verità, perché la costruzione delle case poi viene fatta praticamente in mezzo agli alberi. Però vediamo un pochino come gestire la cosa, vediamo un pochino le zone più libere per poter costruire. Vediamo, perché non è che noi dobbiamo partire per forza da qui, si può fare un po' di tutto, però vediamo un pochino cosa succede qui intorno. Come potete vedere però c'è rimuovi arbusti, però attenzione, non rimuovo gli alberi, perché gli alberi vanno tagliati dal taglialegna. Qui posso sgombrare un'area da arbusti e piccole pietre non legate al gioco. Vi faccio un esempio. Visto? Non mi tira giù gli alberi. Ok? Vediamo un pochino di togliere questa gente da qui, perché così è veramente pessimo vivere, no? Quindi iniziamo a costruire qualche casetta, ma guardate già la situazione qui. Alcuni edifici hanno confini flessibili, posiziona quattro punti per designare l'area. Cioè, non è standard. Il cursore si aggancerà automaticamente a strade ed edifici per creare una forma organica, ma decidete voi la grandezza, ok? Per impostazione predefinita i primi due punti corrispondono al lato anteriore della casa, ok? La parte davanti. Facciamo subito una prova, dove potremmo iniziare a costruire qualche casetta. Magari qua, che è una zona un po' più libera, iniziamo a costruire qualche casetta. Allora, vediamo un pochino come è impostata la cosa. Diciamo che qua c'è la zona di raccolta, quindi direi la zona magari dove ci sono le prime case, qui, e poi qua magari le prime zone di lavoro. Vediamo un po', dai. È giusto anche per farvi vedere un po' poi come si muovono. Quindi i primi due punti sono la parte anteriore. Andiamo così. Facciamo una cosa del genere. Ed eccoci qua. Vediamo di farlo un po' più grande magari. I primi due punti. Vediamo un po' cosa succede. Ok. Ok. Guardate qua. Voilà. Le famiglie non incaricate si dedicheranno automaticamente ai lavori di costruzione. Ora vi faccio vedere cosa intende, però noi non abbiamo assolutamente finito qui. Si continua a costruire. Voilà. Ok ragazzi, ho tolto queste due che avevo appena fatto, proprio perché avevo già praticamente il gioco prende il legname e già lo distribuisce, anche se non sono ancora costruite, lo distribuisce da questa parte. Ma ora vi farò vedere una cosa. Una volta fatta la segheria, ragazzi, io posso dire priorità altissima, in modo che prima costruiscano questa e poi si dedicano alle case. Proviamo a vedere cosa succede all'interno del villaggio.
Allora, iniziano a spostarsi per andare a lavorare. Guardate qua. Legname che viene distribuito nelle varie zone. Io ora qua ho messo altissima. Voglio vedere se cambiano e alcuni vanno già a lavorare di là. Qua mettiamo basso. Vediamo un pochino. Guardate, stanno preparando il terreno. Qui ci sono scorte e qui c'è ancora legname. Bisogna cercare di lavorare al meglio possibile per costruire subito quello che ci serve, le cose più importanti. Anche perché, ragazzi, qua, ve lo dico subito, se piove, se sono sfortunato inizia subito a piovere. E beh, qua, brutta roba. Intanto c'è qui la nostra città che possiamo modificare. Ok. Ovviamente qui ci dicono che poi i punti di sviluppo saranno dedicati al potenziamento della nostra città, che chiameremo Miracle Nation. Perché stiamo facendo una prova, ragazzi, non ho nessuna intenzione in questo momento di fare chissà che cosa, cioè di creare chissà che nomi. Io voglio solo farvi vedere il gameplay. Allora, guardate quanto è bello, questi hanno finito di fare il terreno qui, però forse il gioco ora ha calcolato il fatto che io qua ho messo altissima, ok? E verranno tutti qua a lavorare. Qui stanno portando il bue che trasporta il legname per andare a costruire la segheria, che poi ovviamente servirà a fare altro legname, fondamentale per l'inizio del gioco, ragazzi. La segheria è veramente devastante in questo gioco, è una delle cose più importanti in assoluto. Andiamo avanti, così almeno velocizziamo un po' la cosa. Come potete vedere stanno lavorando. Guardate. È assurdo, eh? Perché si sono fermati? Perché stanno aspettando, stanno aspettando che gli altri vadano avanti. Ognuno deve fare la sua parte qui. E ogni volta che qualcuno finisce qualcosa, gli altri partono con l'altro step. Adesso probabilmente stanno aspettando ancora del legno. Vediamo se è così. Alcuni hanno finito di lavorare. E ora ci sono questi tre che stanno aspettando. Intanto io, mentre loro lavorano, vi spiego una cosa. Qua in alto, questo è lo spazio abitabile, ok? La quantità di famiglie che questa regione può ospitare. Le famiglie con un incarico e le famiglie senza incarico. Almeno una famiglia deve stare sempre senza incarico, in modo che vada in giro a costruire le cose. Questi sono il numero di abitanti che abbiamo in questo momento. L'approvazione. Questi sono i nostri soldi. Ordine pubblico. Bestiame. Numero di mesi prima dell'esaurimento delle scorte. E poi qui abbiamo tutte le nostre scorte. Guardate, è arrivato il legname e loro hanno ripreso a lavorare. Visto? È bello, eh? Aspettate, perché c'è tantissima roba ancora. Una volta che finiranno la segheria, avremo molte più scorte di questi, di appunto di legname, e possiamo costruire tantissime altre cose. La segheria è pronta. Questo edificio non ha famiglie incaricate. Infatti, ragazzi, questo gioco ragiona a famiglie. Cosa vuol dire? Che se anche qua, nella segheria, io metto anche solo una famiglia, comunque ci lavorano in tre. Ci lavora la famiglia intera, guardate. Prima famiglia che ci va a lavorare. Vado in segheria, persone, e mi fa vedere la famiglia che ci lavora. Per adesso ci lavorano queste due persone. Eccoli qua. Uno sta arrivando, pronto a lavorarci. E l'altro probabilmente si sta già preparando a tagliare gli alberi. Però già due persone iniziano a lavorare qui. Poi dipenderà se quella famiglia crescerà, diventeranno 3/4. Però una famiglia sta già lavorando. E qui, come potete vedere, con incarico ce n'è uno. Qualcuno sta già tagliando. Ed è molto importante la segheria, eh? E intanto questo legname, appena appunto il bestiame sarà libero, verrà trasportato all'interno della segheria. Ora, mentre tutti raccolgono, qua c'è assolutamente da andare a creare un granaio e un magazzino. Però ci servirà davvero parecchio legname, quindi spero che la segheria inizi a lavorare sin da subito. Intanto qui stanno costruendo le prime case, guardate. Ci sono tante persone, perché senza incarico sono 4 famiglie.
Quindi io paradossalmente, per velocizzare i lavori alla segheria, potrei iniziare ad aggiungere una famiglia qui, giusto per velocizzare, per fare più legname possibile in poco tempo. Anche perché, quando vi ho detto che la legna da ardere è fondamentale, è davvero fondamentale, ragazzi. Quindi andiamo direttamente a fare il rifugio del boscaiolo, che è importantissimo, Ok? Allora, rifugio del boscaiolo, lo mettiamo qua. Altra cosa che possiamo costruire, ovviamente, per mangiare queste due. Ma prima, piano piano, vediamo di fare anche il granaio. Ma ci serve ovviamente del legname. Perché il granaio, ragazzi? Perché sennò queste scorte qui di cibo vanno a male alla prima pioggia. Guardate, hanno finito di costruire una casa. Adesso stanno aspettando ovviamente di costruire anche questa. Ma andiamo un po' avanti veloce, così almeno faranno tutti i lavori del caso. Qua dentro hanno portato della legna da ardere, come avete visto. Qualcuno è entrato, qua ci stanno già abitando. Molto bene. Qua continuano a tagliare il legname, a lavorarlo. Stanno facendo davvero un bel lavoro. Qua il rifugio del boscaiolo è pronto e inizierà a tagliare e a procurarsi della legna da ardere. Questa sarà, diciamo, la zona industriale, questa, chiamiamola così. E qui invece la zona dove faremo appunto le case. Adesso vi voglio far vedere una roba assurda, che è un'altra di quelle cose che mi piace davvero tantissimo. Allora, vediamo un po'. Costruzione. Mercato, pozzo. Il pozzo potremmo costruirlo magari. Potremmo far così. Guardate. Una roba del genere. Ok. Il pozzo lo mettiamo tipo qua nell'angolo. Fantastico. E poi magari qua possiamo fare altre case qua intorno tranquillamente. Il taglialegna poi può essere assegnato anche ad aree specifiche. Io posso dire al taglialegna di lavorare in questa zona, in modo che inizi a liberarmi questa zona qui dagli alberi. E voi direte, ma perché non ricrescono? Bah, non è detto. Anzi, la maggior parte delle volte ci vuole davvero tanto tempo. Però c'è qualcuno qui, non ci crederete, capanno del guardaboschi, che serve a ripopolare una zona specifica scelta da noi di alberi. E di solito si ripopola proprio quella lì, vicino appunto alla segheria. Oltre al pozzo, ragazzi, vi stavo dicendo che voglio farvi vedere questa cosa bellissima, è il mercato. Il mercato viene praticamente preso a zona. Quindi io dico, questo qua sarà il nostro mercato. Vediamo quanti posti... Beh, non male. Non capisco perché me lo fa così storto. Allora, aspettate un attimo. I primi due punti sono la parte anteriore. Ci era stato detto. Caspita, non viene un po' troppo grande sto mercatino? Però fa niente, sapete? Perché il mercato deve essere una parte importante. Oh, lì ha altri due posti. Ecco così. Tanto, ragazzi, alla fine il terreno... chi se ne... cioè... ok. Boom. È un borgo... è non un borgo, nemmeno. È un paesino medievale. Chi se ne frega della precisione. Non state qui a fare, in un mondo medievale, le cose dritte e precise, perché non era così. Allora, un mercato ben fornito è la linfa vitale della tua città. Le famiglie incaricate allestiranno automaticamente delle bancarelle. Sì, ragazzi, forse non ci siamo capiti. Non è il classico gioco dove tu metti il mercato e la gente porta il cibo al mercato. No, no, il lavoratore, cioè... praticamente stiamo parlando del falegname che fa la legna da ardere, prenderà la sua legna da ardere, costruirà la sua bancarella e la andrà a vendere. Quelli che abbiamo visto erano gli spazi per le bancarelle, che sono bancarelle private di chi va al lavoro. Cioè, una roba assurda, ragazzi, se ci fate caso. Qualcuno sta già mettendo la prima bancarella? Ragazzi, stanno già facendo la prima bancarella. Vedete, questa qua è la zona del mercato, sarà piena di bancarelle, ok? Qualcuno sta già mettendo la bancarella.
assurdo. Potremmo persino fare una roba del genere. Anche per renderlo magari un po' più carino, eh. Non è che... fare una roba così che si collega tra strade. Vediamo se posso... Ok. Va bene, va bene. Qua facciamo una sorta di piazzetta, guardate. Qui magari poi ci costruiremo qualcosina, eh. Cioè, una roba più avanti. Vi faccio vedere un po' le cose che si possono costruire all'inizio. Come potete vedere c'è il pozzo, va bene, il mercato, vari carri, la taverna, la chiesa in legno, fossa dei cadaveri ma soltanto quando farete delle battaglie. Granaio, magazzino, granaio che dobbiamo costruire il prima possibile. Campo dello scalpellino, miniera. Qua abbiamo appunto quelli di caccia e per la raccolta delle bacche. Il nostro maniero, poi più avanti. Fabbriche, cioè praticamente ragazzi qua possiamo fabbricare veramente di tutto. Cuoio, bottega del tessitore, bottega del tintore, cioè veramente di tutto. Fornace di argilla. Ma la cosa bella del gioco, a parte guardate che atmosfera. Poi quando faremo più case, adesso magari poi inizio a lavorarci un po'. Vado un po' veloce, vi faccio vedere più avanti cosa ho fatto. Però ragazzi, qua ancora si deve, ci sono ancora famiglie che abitano qui e quindi hanno bisogno di case. Noi però stiamo cercando di accumulare un po' di legname. Vediamo un pochino, dai, vediamo cosa riesco a fare adesso per potenziare un attimo la zona. Allora ragazzi, qua stiamo costruendo il granaio, così finalmente metti, visto che ancora non ha iniziato a piovere, siamo ancora in tempo per mettere via queste scorte. Sarebbe fondamentale, riuscire a mettere via queste scorte, perché anche il legname, questo qui da ardere, la legna da ardere, rischia tantissimo sotto la pioggia di marcire. Quindi praticamente è meglio fare magazzino a sinistra, granaio a destra, poi non tanto lontani dal mercato, così almeno poi verrà tutto trasportato da lì. Ma tanto al mercato ci vanno direttamente i lavoratori. Quindi questa famiglia qua, il rifugio del boscaiolo che sta facendo la legna da ardere, beh ragazzi, va direttamente al mercato a lavorare. E infatti guardate qua dov'è. Uno della famiglia, Hans in questo caso, sta vendendo legna da ardere alla sua bancarella. Fantastico, eh? Ed eccola qui ragazzi, me la sono chiamata e sta piovendo. Spero che riescano a portare tutto il pane in fretta. Vedete, Jorg adesso che sta lavorando al granaio sta cercando di portare il più in fretta possibile il pane all'interno, perché sennò si può bagnare e quindi andare a male. Spero che anche il magazzino venga costruito presto, in modo che appunto anche la legna da ardere venga spostata. Secondo me c'è ancora tempo, quindi speriamo. Dai Jorg però, ma che c'è ancora pane qua, eh? Non ti arrendere. Questa legna da ardere però mi sa che va male. Ovviamente la pietra no, ma la legna da ardere e il pane rischiano di andare a male. Vediamo un pochino se Jorg si muove magari. Eccolo. No, Jorg, dove vai? Ah, sta portando il pane. Oh no, hanno allestito un'altra... Bellissimo, bancarella del cibo. E Jorg ci sta portando proprio il pane. Quindi stanno lasciando marcire il pane qua a sinistra per portarlo alla bancarella. Ci sta, ci sta. Va bene. Bravo, Jorg, ce l'ha fatta, ragazzi. Ce l'ha fatta. Ok, il massimo sarà che andrà via un po' di legna da ardere. Ma non importa. Almeno abbiamo salvato il pane. Ora la falegnameria, ho tolto una famiglia, ok? Perché tanto adesso sta andando anche bene. E le scorte esposte sono fradici e sta parlando ovviamente della legna da ardere. Ma non importa, l'importante è che abbiamo portato tutto il pane nel granaio. Della legna da ardere la stiamo facendo veramente tantissima, quindi non importa adesso. Dicevo, qua vicino c'è da cacciare e quindi... Beh, inizialmente direi di raccogliere un po' di bacche, ragazzi, perché sinceramente in questo momento preferisco questo alla caccia. Ma sinceramente quasi quasi le metto tutte e due, perché ora tanto arriveranno i coloni, presto si creerà il tutto. Andiamo anche a costruire quello da caccia, dai, tanto sono qua vicino entrambi e sarà facile raccogliere il tutto e poi portarlo magazzino e granaio. Tutto molto vicino.
notare che quando vado su aprile viene fuori primavera, piogge frequenti tra marzo e maggio, ricrescita dei depositi stagionali, estate, crescita delle colture, possibili periodi di siccità, autunno, raccolta, aratura e semina delle colture, inverno, le risorse stagionali non sono presenti, il consumo di legna da ardere raddoppia e l'assenza di legna può provocare l'assideramento. La tosatura delle pecore è vietata. Allora ragazzi, perché questo? Perché non è una cosa semplice, cioè non è come gli altri, cioè noi che mettiamo il campo di grano e loro iniziano a fare il grano. No no ragazzi, c'è da capirla quella cosa. Ma sapete che in teoria potrei farvi vedere giusto quello che voglio dire, ok? Allora, vediamo. Allora, guardate, è una cavolata quella che sto facendo, perché di solito vedete che c'è scritto 0,1 Morgan. Però in realtà sarebbe meglio da farlo da 1, perché sennò non raccogli niente. Però voglio assolutamente farvi vedere di che cosa si tratta. Ok, le fattorie danno lavoro alle famiglie che coltivano i campi. La manodopera è distribuita in modo proporzionale in base al livello di priorità del campo. Crescendo, le colture assorbono dal suolo certe sostanze nutritive, riducendone temporaneamente la fertilità e quindi anche il rendimento nel tempo. Per ovviare a questo problema puoi cambiare tipo di coltura o meglio ancora mettere il terreno a maggese per un anno. Grano, orzo, lino. Se il grano è al 39%, ok, una volta finita la stagione del grano, quindi una volta raccolto, non sarà più al 39%. Ok? Quindi cosa si fa? Si manda a rotazione. Quindi magari il secondo anno lo porti a maggese, ok? I campi a maggese ripristinano ogni tipo di fertilità, ma non producono raccolto. È come se lo metti a riposo e ripristina la percentuale, e il terzo anno rifai ancora il grano. È una figata. Poi si può gestire, quindi priorità dei campi, avvia raccolto anticipato, tanta roba ragazzi, bruciacampo, robe. Però vedete, grano, maggese, grano. Ovviamente io non ci porto nessuno a lavorare, quindi questo in questo momento è un terreno sprecato, ma volevo farvi vedere un po' come funziona. Posso assolutamente bruciarlo, buttarlo giù e costruirci sopra, ma volevo farvi capire cosa intendevo con maggese e le varie percentuali di utilizzo. Abbiamo appena avuto un aumento del livello dell'insediamento, ok? Quindi abbiamo un punto sviluppo per la nostra città. Quindi scegliamo qualcosa da fare. Guardate un po', qua, per esempio, basi di fabbricazione di armature, quindi bottega dell'armaiolo, oppure, che ne so, possiamo fare l'apicoltura. I lavoratori raccolgono il miele. Per impostazione predefinita, ogni regione può avere al massimo 2 apiari. Posizionarne di più non aumenterà la produzione. Cattura di animali consente ai cacciatori di piazzare sapientemente le trappole nella foresta. Ciò fornisce introiti passivi di carne. Questo è molto importante all'inizio, per il cibo più che altro, ok? Qua abbiamo fornitori stranieri, quindi carro per legna da ardere, una bancarella permanente che fornisce introiti passivi di legna da ardere, purché la regione abbia una ricchezza regionale sufficiente. Quindi sono tutti bonus, ragazzi. Logistica di commercio. Qua possiamo avere l'aratro pesante. Aggiungi una stazione di aratura. Consente di utilizzare buoi alla fattoria per un'aratura molto più veloce di campi grandi. Abbiamo l'allevamento di pecore. Le pecore al pascolo aumentano di numero gradualmente. Oppure, per esempio, la gestione del frutteto. Questi frutteti vengono fatti direttamente in casa delle persone. Le persone si creano un piccolo frutteto nel proprio giardino e portano le mele alla bancarella. Ragazzi, qua è tutto un lavoro privato. Cioè, capite? Siamo nel Medioevo. Io mi coltivo le mie mele e le vado a vendere al mercato. È così. Ed è questa la cosa più bella. Attenzione però. Se io sblocco le mele, fino a quando gli alberi non sono completamente cresciuti, cosa che richiede circa 3 anni, i frutteti producono solo una parte del raccolto. Quindi dopo 3 anni avranno gli alberi completi e sarà tutta un'altra cosa. Come potete vedere ragazzi, qua ho trovato un po' di lucchetti. Non è perché la devo sbloccare, è perché non sono disponibili. Guardate, non disponibile nell'accesso anticipato, in fase di sviluppo. Visto? Non tutte, perché per esempio in corso d'opera, non disponibile. Vedete? Come potete vedere ci sono anche le politiche. Per esempio, gli animali selvatici sui ricchi depositi si riproducono a velocità doppia, ma le colture producono il 50% di raccolto in meno.
I cittadini saltano un pasto ogni 5, riduce il consumo di cibo diminuendo però il tasso di approvazione. Non disponibile l'accesso anticipato, non disponibile, quindi ci sono cose che ancora stanno creando e il gioco potrà diventare ancora più bello di quello che è. Per ora piazzo delle trappole per un semplice motivo, voglio che il cibo ci sia e che la gente possa mangiare tranquillamente ed è una cosa importante all'inizio del gioco, quindi ovviamente se questo può fornire introiti passivi di carne, perché no? Potenziamento fatto. Qui in mezzo al bosco qualcuno sta già cacciando, ragazzi, guardate, sta portando a casa un cervo. Questo è importante, perché tanta roba per il villaggio avere la carne. Ok? Quindi vediamo che lui sta tornando al suo capanno da caccia, che è questo qui. Mentre qui abbiamo costruito il capanno del foraggere e presto raccoglierà qualche bacca. Questo sta trasportando pelli, probabilmente al magazzino, mentre qui sta preparando la carne. Per ora abbiamo soltanto due mercatini, due bancarelle al mercatino, perché ovviamente poi quando andremo a costruire... vi faccio un esempio, la conceria, ci sarà anche la bancarella di abbigliamento, spaccalegna ce ne sono 7, qua abbiamo, è arrivata la carne, 4 di carne e 6 di pane, ottimo. Pensate che il pane è ancora quello che avevamo qui, che abbiamo salvato quando c'erano le scorte. È arrivato il momento anche di costruire una bella segheria. Perché, ragazzi, la segheria? Perché è troppo importante per creare le assi e costruire altre cose, ma anche quando saranno in eccedenza venderle per farci qualche soldino. Ora, come potete vedere, il pollice è in su, quindi l'approvazione inizia a salire, si sta lavorando veramente molto bene. Spazio abitabile 7, con incarico 6 e senza incarico 1. Pane, carne, bacche, perfetto. Legna da ardere, c'è tutto. Intanto qualcuno qua sta... Ma no! Margaret! Wow! Che forza! Ok. Sta andando tutto perfettamente. Questa è la zona delle case. Sono tutti belli tranquilli. Ok, ragazzi, appena qui alla segheria avranno prodotto abbastanza assi, cosa... Diciamo, non può mancare una chiesa in un paesino medievale, no? Cioè, ragazzi, guardate cosa ho fatto. Qua ho sfruttato la curva per la costruzione e poi comunque cerco di costruirci qualcosa di importante. Cioè, pensate chi ha la prima casa lì. Adesso vi faccio vedere. Pensate chi ha questa. È molto lunga, avrà un bel giardino, ma soprattutto ci sarà la possibilità di ampliarla ancora di più. Adesso vi faccio vedere perché. Siamo ad ottobre e il tempo non è bellissimo, ragazzi, ma guardate la casa che vi stavo dicendo prima. Può essere ampliata con un pollaio. Magari possono piantare delle carote. Oppure un recinto delle capre. Fornisce un rendimento passivo di pelli. Fornisce un rendimento passivo di uova. Fornisce praticamente verdure, ok? Che è molto importante, eh? Però io direi di andare di galline, giusto per farvi vedere anche come poi viene modificata questa zona. Guardate. Figo, eh? Ci sono le galline, adesso vi faccio vedere, eh? Cioè loro in casa adesso faranno uova. Lavoreranno a casa loro per fare le uova. Ed è la stessa cosa che vi dicevo prima delle mele. E qui in ottobre andiamo a costruire una bella chiesetta. Guardate che bella. Poi lì ci starebbe moltissimo. Bellissimo, vediamo. Boom, fatta. Ragazzi, tra poco qua avremo una chiesa. Fantastico. Guardate, ragazzi, stanno costruendo. Mando un po' veloce. Siamo ad ottobre, quindi attenzione perché potrebbe anche nevicare. E la mappa si inonderà di neve. Però guardate che bello, hanno già preparato tutto il recinto della chiesa. Adesso porteranno altro legno e poi inizieranno la costruzione. Guardate come si muovono tutti all'interno del villaggio.
e potete vedere tutti quanti, le famiglie, dove lavorano, chi lavora lì, perché, guardate. Vi faccio un esempio stupido, granaio, persone, eccole lì. Queste tre persone fanno parte di una famiglia intera che lavora al granaio. L'inverno si avvicina e noi per fortuna abbiamo il nostro granaio con un bel po' di scorta. Infatti, come potete vedere, se io vado a vedere qua in alto, numero di mesi prima dell'esaurimento delle scorte, 14, ragazzi, un lavoro ottimo. E guardate qua, combustibile 146. Io direi che il paesino sta benissimo in questo momento. E infatti sta continuando a salire l'approvazione. Siamo al 61%. Ovviamente se l'approvazione fa schifo, nessuno vuole venire ad abitare qui. Ecco ragazzi, hanno iniziato. Il problema è che sta piovendo tantissimo e per loro non deve essere fantastico, eh. Però stanno iniziando a costruire la chiesa. Velocizziamo un po'. Ecco qua. Guardate come lavorano tutti. Sul legno. È assurdo, eh. Intanto il paesino va avanti, ci sono via vai. Probabilmente dipende dalle strutture. Più strutture ci sono e più si allarga la strada. Qua abbiamo il nostro pozzo. Il mercato davanti alla chiesa. Fantastico. E la chiesa fatta. Perfetto. Ora mettendo ovviamente il nostro parroco a lavoro, sarà tutta un'altra cosa. Ah, e posso anche suonare. Visto? Ok, basta. Alla bancarella del cibo si sono aggiunte le uova. Perché? Perché queste persone con le loro galline stanno portando le uova alla bancarella. Ci deve essere la messa? Ok, sta suonando. Sta suonando le campane. Ok, allora vediamo un po' qua. Stanno costruendo la conceria. Una volta finita la conceria, probabilmente chi non vorrebbe venire ad abitare qui? È troppo importante. Ovviamente, ragazzi, d'inverno può capitare che non può capitare. Il deposito di bacche non c'è, ragazzi. Sono stagionali, no? In inverno non ci sono e quindi questa persona qui in questo momento non lavora. E non è un problema perché comunque noi stiamo cacciando e abbiamo anche una bella scorta di cibo. La conceria è quasi pronta, ragazzi. Una volta che è pronta questa, ci mettiamo a lavorare subito una famiglia in modo che possa creare la sua bancarella di vestiti. Vediamo che adesso sicuramente Nickel... No, qualcuno. Vediamo un po' chi. Eccoci qua. Andranno a prendere le pelli. Ecco, lo sta già facendo, ragazzi, guardate. Vanno a prendere le pelli. Come potete vedere, Fritz è andato a prendere le pelli in magazzino e ora le sta lavorando per creare dei vestiti. Adesso io velocizzo un attimo, giusto per farvi vedere. Intanto sta nevicando, ragazzi. Non so se ve ne siete accorti. Siamo in pieno dicembre e questo potrebbe diventare un problema se continua così. Però vediamo un pochino. Fritz, conciatore. Questo è Fritz, quello che stava lavorando prima le pelli. Sta andando al mercato. Guardate un po', continuano a costruire bancarelle in giro, eh. Ma guardiamo Fritz cosa fa. Cosa fa Fritz? Torna a casa. Sapete perché? Perché qualcuno sta già costruendo la bancarella di abbigliamento. Ed è Jacob. Jacob? Vediamo un po' questo Jacob. Non lavora alla conceria, era una delle persone senza incarico che ha già aiutato la famiglia che sta lavorando alla conceria a costruire la bancarella. Ora devono solo trasportare qui l'abbigliamento. Vediamo un po'. Qui abbiamo Cristina, trasporta cuoio, e infatti, ed ecco qua anche Fritz che sta trasportando anche lui del cuoio. Quindi verranno qui alla bancarella e inizieranno a lavorare, vediamo. Eccola, Cristina. Perfetto. Dai, Fritz, forza. Grande Fritz. Cristina è rimasta qui perché da ora in poi tenderà dell'abbigliamento. Bancarella di cibo. Bancarella di cibo, ognuno con la sua, eh. Bancarella di legna da ardere. Bancarella di abbigliamento. Piano piano il mercato si sta ampliando.
ma come potete vedere continua a nevicare, quindi presto la mappa si riempirà di bianco. Guardatelo, piano piano sta crescendo il nostro paesino medievale. Qua abbiamo una chiesa davanti alla piazza del mercato, qua abbiamo tutte le case intorno, magari poi qui intorno si potranno fare altre case, e qui c'è la zona dove si lavora, diciamo, la zona industriale. Mentre l'inverno si fa sempre più rigido qui, io costruisco un posto di scambio. A che cosa serve un posto di scambio? Praticamente qui noi, molto tranquillamente, vendiamo le eccedenze, o comunque le cose che riusciamo a creare in maggior numero, per ricavarci dei soldi. Soldi che poi ci serviranno per l'ampliamento delle case, per migliorare le case, eccetera, eccetera. Quindi servono sempre i soldi per qualsiasi cosa, anche per importare cose che servono a noi. Quindi tanta roba. Ecco, mentre loro costruiscono qua il posto di scambio, è importante vedere cosa possiamo scambiare a questo punto. Il magazzino ci propone 80 assi, 156 legno da ardere. Forse sì, le assi possono farci guadagnare un qualcosina in più, Non sarebbe male. Eccoci qua, posto di scambio. Ci mettiamo a lavorare una personcina che ci farà guadagnare monete. Commercio. Andiamo su assi. Esporta. E facciamo che in magazzino almeno ne vogliamo una trentina. Tutto il resto si può vendere, ma tenerne almeno 30 in magazzino sarebbe ottimo. Il prezzo di esportazione è 2. Non è tantissimo, però tanto ne abbiamo in eccedenza, quindi. Per quanto riguarda invece qui, stabilisci una rotta commerciale. Dopo aver pagato per stabilire una rotta commerciale, un apposito mercante ambulante visiterà regolarmente la tua regione per commerciare solo questo specifico tipo di risorsa. Quindi paghiamo per aumentare il giro di questa merce. Rotta commerciale sbloccata. Assi, non male. Ok ragazzi, credo proprio che stia arrivando il commerciante. Ok, ci vorrà ancora un po', velocizziamo così almeno lo vediamo arrivare subito. Vediamo quanto acquista, quante monete abbiamo, perché, chi, quando e come. Allora, eccolo qua. Vediamo, in questo momento siamo a 18 monete. E qui abbiamo 79 assi. Beh, vediamo quante ne acquista. Non penso le acquisterà tutte. Ok. Vediamo un po'. Sì, 100. Ragazzi, 100 monete, così? Buono. Quindi ha preso 50 assi, ragazzi. Ne ha prese una cinquantina per 200. Bellissimo, bravo. Bravo, zio. Ci ha dato 100 monete, ragazzi, 118. 70 di approvazione. 30 persone totali. 10 famiglie. 9 che lavorano e una che costruisce in giro. Perfetto. Eccoci qua, ragazzi. Finalmente passeggio un po'. Guardate il mercato. La chiesa. Posso correre, in teoria, sì. Guardate, qua abbiamo il mercato. Le nostre case. Adesso ne miglioreremo una prima di chiudere il video. E poi, se vi fa piacere, magari ve lo riporto anche magari in live per farvi vedere un po' le altre cose che si possono fare. Ma volevo farvi vedere proprio lo splendore, l'atmosfera e tutto. Guardate il tipo di gameplay. Volevo farvi vedere un po'. Guardate qua, sono entrato. Cioè, è una roba che è veramente assurda, eh. Ok, qua c'è la zona industriale. Allora, lì la zona con le case che abbiamo visto, con la chiesa. Ok, da questa parte invece abbiamo la zona industriale. Vi ricordate di Fritz che faceva le pelli? Ecco qua, il conciatore. Qua abbiamo il magazzino. Questo è il magazzino. Poi abbiamo... Ok, questo è il bue. Poi ci costruiremo, lo amplieremo e lo modificherò, lo farò diventare una piccola stalla. Qua abbiamo la rotta commerciale per vendere le assi. Qui... Ah, qui la legna da ardere, ragazzi. Bellissimo. Segheria. No, la segheria... Questa è... Sì, la segheria. E questo è perché cos'è? Per le assi, ok.
Qua abbiamo il cacciatore. E qui la raccolta delle bacche, che adesso in pieno inverno ovviamente non è che vada benissimo. Possiamo andare dove vogliamo col nostro personaggio, eh? Ma va che scarpe. Allora, guardate bene. Ad esempio, questa è la casa con le galline, vediamo. Ragazzi, la casa con le galline. Guardate. Oh. Ok. Però vediamo bene questa casa. La seconda, non quella con le galline, la seconda. Proviamo ad ampliarla, ok? E poi chiudiamo l'episodio in bellezza. Infatti, andando qua, adesso lei ha tutto. Accesso all'acqua, livello di fede, fornitura di combustibile, cibo, abbigliamento. Può diventare di livello 2. Andiamo. Mettiamo alto così almeno la vengono a fare subito. Velocizziamo. Porca, ma la tirano proprio giù quasi, che è? Io posso vedere mentre lo fanno? Oh, non ci credo. Ma che gioco è? Fatta, ragazzi. Beh, la differenza c'è, eh. Caspita. Guardate anche solo il tetto. E questa è una casa di livello 2. Guardate. C'è anche solo il tetto, ragazzi. Fischia, pensa se si poteva entrare. Sarebbe stato assurdo. Chissà se poi lo implementeranno questa cosa. Guardate. C'è una bella differenza, eh. Una volta portata a livello 2, anche questa qui che per esempio ha le galline, si potrà, che ne so, trasformarla in panificio. Possono fare della birra. Sì, sì, proprio le persone che ci abitano, proprio nel loro cortile, possono fare della birra, possono fare la bottega del calzolaio. Cioè, praticamente, come nel Medioevo, ok, chi ha la casa grande, chi ha un bel giardino, può diventare anche un artigiano. Quindi aprirsi, che ne so, una bottega per fare il calzolaio, ecco. La ampliamo anche questa, la portiamo a livello 2 e appena finito proviamo a vedere quella cosa lì del calzolaio. Per vedere se ha bisogno soltanto del cuoio, in teoria. Aumento anche del livello di insediamento, ragazzi, attenzione. Quindi abbiamo un altro punto sviluppo da poter spendere. Però... calzolaio? Vediamo un pochino, perché ci vogliono 5 assi per fare il calzolaio, e quindi voglio vedere come se la gestiscono. Adesso porteranno quale assi per la costruzione. Infatti le hanno già portate. Eccole qua. Vediamo un pochino, sono curioso di vedere che cosa serve al calzolaio per iniziare a fare un secondo tipo di abbigliamento e quindi probabilmente vendere ancora. Eccolo qua fatto. Ma infatti essendo calzolaio fa solo scarpe, per quello non mi dà la selezione, capite? In altri casi invece si può scegliere magari. Che ne so, se io faccio proprio vestiario, posso scegliere se creare il mantello, il cappello. È vero, sembra una cagata ma è così. Guardate, qualcuno trasporta scarpe. Ed eccoci qua, un'altra bancarella. Bancarella di abbigliamento, scarpe. Fantastico. Vedete, ad esempio io qua ho fatto la bottega del sarto, no? Però dovrei andare a coltivare del lino per fare il filato di lino. Poi devo creare delle tinture, ok? Quindi per creare il mantello, per creare appunto gli indumenti. Ecco qua per esempio si può selezionare cosa creare. Quindi bisognerebbe costruire la bottega del tintore che appunto prende le bacche e le trasforma in tinture. E poi la lana per il filo e il lino per produrre filato di lino. Quindi c'è tanto lavoro da fare, eh. Io ragazzi vi saluto dalla piazza del mercato, spero vi abbia fatto piacere vedere un po' com'è questo Manor Lords, che è ancora in accesso anticipato, quindi molte cose sono bloccate, o comunque devono ancora migliorare, però dalla piazza del mercato è tutto, sembra un inviato, porca misera, di qualche documentario sui borghi medievali, dalla piazza del mercato è tutto. Lì c'è la chiesa, qua abbiamo migliorato un paio di case, lo vedete dal tetto, le differenze rispetto alle altre. Qua c'è un'altra, dove abbiamo, eccola lì, dove abbiamo fatto il sarto. Troppo bello ragazzi, troppo bello. Io vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto del gioco e magari lo potremo provare in live magari quando esce, perché mancano pochi giorni, eh. Sì ragazzi, infatti uscirà in Early Access per tutti il 26 aprile.
Manca pochissimo, raga. Fatemi sapere cosa ne pensate. Un abbraccio, un bacione. E vediamo poi se riproporlo più avanti e vedere un pochino cosa succederà. Quante cose amplieranno nel tempo. Alla prossima, ragazzi. Figata. Sente pure il vento, eh. Sta venendo a piovere. È un attimo di pazienza. Devo tornare in casa.